Sì, mi unisco al generale Cucchi per i ringraziamenti all'IMES e al comitato organizzatore del Palazzo Ducale e le scuse a Silvestri che dovrà correggere quello che diciamo noi quando scapperemo per prendere il treno. Innanzitutto mi chiedo se c'è un post-Snowden, se abbiamo imparato qualcosa dalle informazioni che sono uscite fuori. Qui alcune flash che vorrei lanciarvi. I dati dual use, amico e nemico, un concetto appena ripreso da Cucchi, Stato, società private, banalità del quotidiano e il gap tecnologico che separa i paesi. E dati dual use, noi abbiamo sempre pensato che le tecnologie possono avere un uso civile, un uso militare. Un esempio è questo carrellino con tecnologie di 10-20 anni fa che usavano per il world driving, cioè questi ragazzetti che giravano per la città e andavano a bucare le reti di comunicazione che uno poteva avere a casa. Sfruttando l'insicurezza, la mancanza di protezione di queste tecnologie. E cosa è successo? Perché parliamo di dati dual use? Perché i dati raccolti non solo le tecnologie possono avere un uso civile, un uso militare. E pochi hanno parlato del caso Google Street View. Quando queste macchinette di Google Street View giravano con la loro telecamera per fare le mappe delle città che voi tutti, noi tutti usiamo, oltre a raccogliere le immagini delle strade, cosa raccoglievano? Anche i dati di comunicazione delle reti wifi che c'erano, la posizione di queste reti wifi, la posizione delle antenne che trasmettono i segnali delle telefonate cellulari, le torri di comunicazione. Raccoglievano i dati che venivano trasmessi, ovviamente casualmente, come ha confermato Google. Questo cosa significa? Che un tipo di dati che loro hanno utilizzato per offrire dei servizi commerciali interessanti, ovvero la possibilità di localizzare la persona scavalcando la collaborazione delle telecom, perché non hai più bisogno di chiedere alla telecom dove stai, e scavalcando la collaborazione dell'utente che deve attivare o disattivare il GPS che c'ha sul cellulare. Loro incrociando e facendo la triangolazione con i dati delle reti wifi, sapendo dove sta la rete di quel palazzo, e misurando la distanza, la potenza del segnale, riescono a localizzare la persona e quindi a darti un servizio geolocalizzato anche se tu non ne sei consapevole. Ma questi dati che cosa hanno a che fare anche? Perché parliamo di dati dual use, perché questi dati che hanno un'utilità business molto alta possono essere anche utilizzati per attacchi informatici al paese, per sapere quali sono le vulnerabilità, perché al tempo stesso io raccolgo informazioni sulle reti di comunicazione del Ministero della Difesa di quel paese, piuttosto che di una società di quel paese. Se io so che hardware sta usando, perché attraverso le informazioni che ha raccolto la macchinetta so anche che tipo di hardware, che tipo di router sta usando, so che tipo di attacco devo fare a quel posto se voglio bucare la sua rete aziendale o la rete di quel ministero o dell'utente singolo che mi interessa attaccare. Quindi ovviamente tutti questi dati che hanno una finalità commerciale hanno anche una grandissima finalità e utilità militare di intelligence. Se questo tipo di attività fosse stato fatto qualche anno prima del muro di Berlino, probabilmente avrebbero preso gli utenti della macchinetta e gli avrebbero dato o la pena di morte o l'ergastolo per spionaggio di altissimo livello che ha messo a rischio la sicurezza dello Stato. Perché nel momento in cui tu raccogli tutti i dati sulle reti wifi del Ministero della Difesa, sai che hardware sta usando, eccetera, sicuramente se non è un utente nazionale autorizzato dici ma c'è qualcosa che non mi torna. Ovviamente iniziative di questo tipo non le ha portate avanti solo Google, ma tante altre società, adesso lo sta facendo Nokia con Microsoft e altre, quindi la consapevolezza che questi dati hanno un valore non solo in ambito civile, ma anche in ambito militare, è importante ricordarselo. L'altro discorso riprendendo quello di cui parlava il generale Cucchi. Cioè, amico o nemico, il concetto nell'intelligence è un concetto molto sfumato perché dipende se sei amico o nemico in base all'interesse strategico di cui ti stai occupando. Perché un paese può essere amico in un settore e nemico in un altro. Se andate a vedere la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza del 2013, nei quadri riassuntivi la parola Unione Europea e Stati Uniti non esistono nelle informative analisi inviate a enti istituzionali e alla polizia nell'ambito del 2013. Questo qui, in pieno Snowden, in pieno WikiLeaks,
È chiaro che una domanda su questo, quindi su quale paese e in quale settore devi monitorare l'intelligence di ogni paese, non mi riferisco solo a quella italiana, se lo deve chiedere. E l'Inghilterra su certi settori è amica o nemica? Perché nel momento in cui c'è una trattativa, se loro spiano appunto giustamente, perché se, altrimenti non sarebbero un servizio di intelligence, i colloqui del nostro Presidente del Consiglio piuttosto che i colloqui dei principali leader politici, piuttosto che dei grandi manager di un paese, piuttosto che dell'intera popolazione, ovviamente se c'è un interesse nei nostri confronti ci deve essere anche un'attività di intelligence di reazione, se non altro per capire perché siamo oggetto o target di questo tipo di attività. E la definizione di amico o nemico ovviamente va ridefinita in base al settore strategico di riferimento. Un altro esempio è chiaro, il Safe Harbor è questo programma che certificava che lo scambio dei dati con gli Stati Uniti rispettava la normativa europea di protezione dati, quindi garantiva delle norme di sicurezza sufficientemente stabili. Ci si è accorti dopo anni che questo programma in realtà non garantisce o non garantisce come dovrebbe, e la Reding dice gli USA proteggano i dati europei, questo dopo che dai dati e dalle informative uscite da Snowden ovviamente è emerso un'informazione che tutti sapevano, quelli del settore, ma nessuno aveva il coraggio di raccontarsi. E una cosa interessante, ad esempio, ai sensi del Patriot Act è possibile raggiungere informazioni ai cittadini di altri paesi non solo se sono fisicamente presenti negli Stati Uniti, ma anche se sono accessibili per via telematica, ovvero l'intero mondo. E Microsoft nel 2011 ha ammesso che loro non possono garantire i dati dei cittadini europei conservati in Europa, perché la legge americana gli impone un riscontro diverso alle attività di intelligence americane. Questo per tornare al concetto precedente, amico-nemico, anche noi siamo degli attori in gioco, quindi dobbiamo adattare le nostre competenze, le nostre attività di intelligence in base al campo in cui siamo scesi. E un'altra questione è, tutti parlano di cybersicurezza, quindi della necessità di mettere in sicurezza i nostri dati, di entrare nelle banche dati per verificare se sono state violate da qualche hacker di paesi, dalla Cina o dalla Russia. O il mio dilemma è, che voglio lanciare qui come provocazione, è cyber insicurezza, perché nel momento in cui ci viene gettato l'allarme al lupo per dire questa banca dati è insicura, bisogna vedere poi chi è che la mette in sicurezza e quale accesso diamo. La nuova legge consente ai servizi segreti di accedere alle banche dati strategiche. Nei primi, questi sono dati che hanno fornito loro al Copasir, nei primi 6 mesi dell'anno ci sono stati 300.000 accessi. Poi bisogna definire cosa significa questo accesso, se è un dato strutturato, alle banche dati strategiche pubbliche e private italiane. Allora, 300.000 è ovviamente un numero significativo. Allora, uno Stato o degli organi di controllo dovrebbero chiedersi che cosa significa, chi vi accede, poi ci accedono gli italiani per gli italiani o sono gli italiani che hanno aperto le banche dati ad altri paesi, che a questo punto non devono neanche più chiedere il permesso perché hanno tutte le porte aperte e spalancate grazie a questa nuova normativa e agli accordi che sono stati fatti per accedere senza nessun filtro alle banche dati strategiche italiane. L'altra commissione che abbiamo imparato, ovvero che ci hanno ricordato i cable di Wikileaks e le informative di Snowden, è il rapporto tra società private e Stato, ovvero servizi. E gli Stati Uniti hanno messo al bando praticamente dal mercato americano, perlomeno da quello pubblico, le aziende come Huawei e ZTE, perché produttori di cellulari, produttori di infrastrutture tecnologiche, perché dicono che attraverso questo tipo di tecnologie i cinesi possono spiare gli utenti americani mettendo a rischio la sicurezza del paese.
in Europa tutti quanti i paesi usano questo tipo di tecnologie, metà di voi probabilmente sul cellulare hanno tecnologie prodotte da queste società e le nostre infrastrutture di comunicazione usano questo. D'altro canto abbiamo visto dalle informazioni che sono uscite fuori che Google non è da meno in caso di spionaggio e Cisco neanche, perché poi i rapporti con l'intelligence sono strettissimi. E quindi tutta l'infrastruttura, la produzione di tecnologia americana, di servizi americani da parte degli over the top, quelli che offrono i servizi su internet, fino a chi produce l'hardware che voi utilizzate per poter navigare su internet, sono tecnologicamente a rischio. Dove si trova l'Italia in questo momento? Dove si trova l'Europa in questo momento, in questa sfida tra i grandi paesi che riescono a produrre e pensare e gestire la tecnologia? Non si sa, però è una domanda che è opportuno porsi se vogliamo imparare qualcosa da quello che è successo fino ad ora. Un'altra informazione è la banalità del quotidiano. Io sono uno spione, sono una barba finta, sono uno 007, probabilmente non alla James Bond, un po' stempiato con i capellini. Voglio accedere ai documenti contabili di un'azienda, mi interessa perché è importante a livello strategico, o accedere all'elenco dei contatti che c'ha. Voglio sapere le comunicazioni private di quel giornalista, voglio poterlo pedinare, voglio entrare. Dice che non si può per legge, ma non c'è. È una delle categorie su cui per legge non si possono raccogliere. Non giornalisti, politici, religiosi, la legge prevede tutta una serie. Non si può per legge, però giustamente sono loro che lo fanno fare gratis e vediamo perché. O pensiamo alla polemica che c'è stata sul pedinamento o l'intercettazione di deputati e senatori, quanto è difficile in Italia seguirli. In realtà cosa succede? Lo spionaggio è un gioco da ragazzi, non si può per legge, basta che uno ha Angry Birds sul suo cellulare o un qualunque altro gioco, un qualunque app che usa suo figlio piuttosto che noi, o l'app del calendario o quella per la lettura di mail, quello che è uscito fuori dai documenti, ovviamente che tutte queste informazioni poi passano direttamente ai servizi di intelligence americani. Quindi io non ho bisogno di chiederti il permesso, non ho bisogno di fare nulla, basta che tu in autonomia, giornalista o deputato, carichi sul tuo cellulare l'app e involontariamente tu sei pedinato, tracciato, registrato in qualunque tua attività quotidiana o futura. La reazione qual è stata? Il governo francese ha detto durante il Consiglio dei Ministri non potete portare cellulari all'interno. Ben poca cosa, perché in realtà poi usano anche altre tecnologie e comunque tutto il lavoro preparatorio di quella attività del Consiglio dei Ministri è effettuata tramite cellulari, computer, iPad, eccetera, qualunque altra tecnologia che ha questo tipo di buche. L'e-reader, noi usiamo e-books o altri tipi di possibilità offerte giustamente alla tecnologia a livello gratuito, per cui questo concetto di gratuito è molto relativo, perché qualunque persona di voi fa un lavoro sa che per dare un servizio vuole essere pagato. Ma perché dovrebbero darci gratis tutte queste attività, tutti questi servizi, queste tecnologie? No, una forma di pagamento c'è. Ad esempio gli e-reader, quando voi leggete un ebook ci sono la metà dei cellulari attuali che leggono i movimenti delle vostre pupille, e segnano quello che sottolinei o dove ti soffermi. Queste sono informazioni che se una nazione, un servizio, un'azienda ha la tecnologia, il pensiero strategico per utilizzarle, sono di grande importanza. Una volta una delle azioni di intelligence più divertenti erano cercare di rubare alcuni fluidi corporei per sapere la salute del leader di turno, quindi riuscire in qualche maniera a entrare nel suo water e prendere, tanto che alcuni leader si portavano dietro la closet chimica così che non lasciavano nessun tipo di resto sul posto. In realtà non abbiamo più bisogno del water spione, perché cosa abbiamo? Abbiamo il cellulare che ti monitora collegato con il braccialetto, col cellulare, ma non stiamo parlando di tecnologie da qui a 15 anni, stiamo parlando di tecnologie attuali o del passato, che monitorano i parametri della salute, che leggono
perché riescono a dare la pubblicità in base, si parla di sentiment analysis o di pubblicità legata ai sentimenti, perché la tecnologia che avete è in grado di trasmettere l'immagine del vostro volto in remoto, vede se state sorridendo, se siete tristi, se siete uggiosi, o in base a quello che scrivete lo viene interpretato, e quindi la pubblicità viene calibrata sul vostro tipo di emozione vissuta in quel momento. E questo, quindi, tornando indietro, non c'ho più bisogno del water spione, basta che accedo al vostro cellulare. In questo universo di intelligence c'è un gap tecnologico e strategico incredibile tra i paesi, e gli Stati Uniti ovviamente cercano di mantenere questo gap quanto più ampio possibile. Perché la cosa interessante, anche che io non ho più bisogno di andare a selezionare un campione statistico per sapere cosa pensa della popolazione, e non ho neanche bisogno di fare di un'azione di intelligence come quelle fatte da alcuni gruppi tailored, sempre americani, che devono manipolare il computer prima, quando tu lo ordini su Amazon, perché in realtà io ho i dati dell'intera popolazione in maniera istantanea e quotidiana. Quindi non ho più bisogno di fare un campionamento per sapere che cosa stai facendo, cosa stai pensando, ho già i dati di tutti. Ovviamente c'è un filtro, è un filtro umano, io con questi dati devo sapere che cosa ci devo fare e qual è il mio obiettivo, altrimenti ho solo una massa di numeri. Queste sono le varie tecnologie statistiche e metodologie statistiche che possono essere usate, scorro avanti, ma il concetto fondamentale è che chi ha questa informazione può riuscire a modificare o a sfruttare il mood di una nazione. Questo è un progetto della DARPA del 2011 che dice per creare e prevenire eventi inattesi in campo strategico attraverso l'uso dei social media. Pensiamo a quello che è successo nel Nord Africa, pensiamo anche a quello che è successo in altri paesi. Questo non significa che c'è una reazione deterministica, cioè io spingo il pulsante e l'utente fa quello che voglio, però ovviamente sono in grado di determinare se questo tipo di messaggio passa o non passa, passa e ha una reazione rilanciato, e ho un monitoraggio istantaneo di quello che succede. Questo determina una dimensione politica dello spionaggio. C'è sempre stata, non è che stiamo inventando qualcosa di nuovo, però ovviamente la magnitudine di questo fenomeno delle tecnologie a disposizione cambia anche i risultati. Dice, perché il picco sempre dei documenti Snowden, delle intercettazioni in Italia prima delle elezioni politiche? Qui da una delle slide pubblicate da Crypto, che veniva sempre da Snowden, tra il 10 dicembre e il 10 gennaio 2012, durante la crisi del governo Monti, e c'è 46 milioni di metadati raccolti solo sull'Italia in un periodo di un mese. Questo non significa che non sono state raccolte anche le telefonate, qui parla di metadati, quindi di tutti quei dati che raccontano una telefonata, quanto è durato, chi ha chiamato chi, dove si trovava, eccetera. Non significa che non è stata registrata anche le telefonate. Dai dati usciti fuori, nel 2009 9 paesi hanno avuto il 100% delle telefonate registrate, stiamo parlando di cifre mostruose. Qualche riflessione ulteriore sulla era Snowden, post-Snowden. Questo è un dibattito che ogni democrazia ha sul ruolo dei servizi di intelligence e sulle loro capacità importanti, e anche negli Stati Uniti si è aperto questo dibattito, c'è stato un rapporto molto interessante con 46 raccomandazioni chieste da Obama per la riforma dei servizi di intelligence. Ovviamente non sappiamo ancora se andranno da qualche parte queste raccomandazioni. E quello che voglio dire, non siamo in un'era post-Snowden, perché tutto quello che è successo ha lasciato un segno, però non è cambiato nulla, ma nessuno allo stato attuale, gli Stati Uniti in primis, hanno interesse a cambiare. E noi siamo talmente indietro da un punto di vista di capacità tecnologiche e di intelligence che forse non abbiamo neanche gli strumenti per opporci a questo tipo di analisi. Qui c'è una dichiarazione di Minniti, dice il bilancio dell'NSA americana 2012 è stato di 10 miliardi di dollari, quindi è necessaria recuperare la collaborazione, cioè è una presa di consapevolezza della differenza, anche se noi diciamo non vogliamo che registrate tutte le telefonate degli italiani, siamo anche nell'incapacità e impossibilità di farlo, quindi in qualche maniera ci deve essere un confronto a livello diverso. E parte del dibattito che c'è stato tra Francia, Germania,
Italia, Stati Uniti, tira e molla, probabilmente fa parte di questo gioco di trattativa su che cosa mi dai se non protesti tu continui a farlo, piuttosto che un reale blocco a questo tipo di attività. Il controllo dei cavi di cui parlava prima Luca, ovviamente fondamentale, non solo dei cavi ma anche dei data center, ovvero di tutte quelle tecnologie abilitanti che permettono dal vostro cellulare fino alla casa dell'NSA la raccolta dei dati e la loro elaborazione. E lancio un messaggio della Reading quando è stata dichiarata invalida la direttiva Frattini, quella sulla data retention che consentiva di conservare per 2 anni i dati e per 1 anno i dati delle telefonate e i dati delle comunicazioni via internet. La sicurezza non è un super diritto che prevale sulla legislazione della protezione dei dati, ovvero in un paese democratico non si può chiedere a un servizio segreto di fare il suo lavoro, perché il servizio segreto comunque sta lavorando a favore di uno Stato. L'importante è che ci siano degli strumenti di controllo e una condivisione di obiettivi che sia ancora più forte e più democratica, altrimenti ovviamente stiamo parlando di uno Stato parallelo con degli obiettivi paralleli. E lancio l'ultima provocazione in cui non vi do delle soluzioni ma solo degli spunti di riflessione, e gli effetti della campagna online che c'è stata in Turchia. Su YouTube, su Twitter sono state rilanciate informazioni sul livello di corruzione di Erdogan, quindi le intercettazioni col figlio, oppure sono passate le informazioni su Erdogan che manipolava le partite di calcio, o le intercettazioni di quando discutevano che era opportuno organizzare un finto attacco dalla Siria alla Turchia per poter rispondere militarmente. Avendo tempo sarebbe bello vedere come a livello di social media e a livello di popolazione c'è stata una reazione diversa a questi 3 tipi di attività. Secondo me quella centrale è stata la più interessante di tutte a livello di paese. E la guerra che si svolge ovviamente col controllo tecnologico e con l'azione diretta dei servizi segreti americani, israeliani, stranieri in Turchia, che c'è stata anche in questo dibattito, e dove Erdogan ha cercato in qualche maniera di porre un limite bloccando prima Twitter e YouTube, a cui Google ha risposto dando dei DNS che consentivano di accedere a internet passando tramite Google, così da tornare su YouTube e Twitter. È stata una bella battaglia su cui varrebbe la pena riflettere, dove i servizi segreti di vari paesi hanno avuto un ruolo attivo. Grazie.